Napoli proclama il lutto cittadino che ci sarà il giorno dei funerali. La città si stringe attorno ai familiari, darà l'ultimo saluto a Ciro nella sua Napoli. Un abbraccio forte e particolare alla madre Antonella e alla fidanzata Simona, simbolo delle donne di Napoli. Quindi chiediamo alla magistratura romana di ricostruire nel dettaglio quella giornata drammatica e chiediamo al governo rapidamente di accertare le responsabilità, qualora esistenti, su un ordine pubblico che è apparso sin dall'inizio e nelle ore successive sempre più evidente, assolutamente carente. Lutto cittadino e funerali che si svolgeranno a Scampia tra venerdì e sabato. Napoli e la sua gente si è stretta con un caldo abbraccio attorno alla famiglia Esposito, distrutta dal dolore dopo la conferma della morte di Ciro, avvenuta stamane intorno alle 6:30 all'ospedale Gemelli, quando il cuore del giovane tifoso ha smesso di battere per sempre. Distrutte la mamma e la fidanzata Simona, che sperava in un matrimonio con il suo amato Ciro di qui a breve. Nelle prossime ore la salma sarà riaffidata alla famiglia. Un gruppo di tifosi organizzati pagherà il trasporto del feretro di Ciro da Roma a Napoli. Il mondo dello sport, quello sano, della politica, ma anche dei semplici cittadini, in queste ore sta inondando di messaggi di cordoglio la famiglia del giovane tifoso. A loro si è aggiunto quello del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. È assurdo che un giovane pacifico, buono, sportivo, possa poi morire per una violenza assurda che non ha nessuna spiegazione se non una animalità che non ha confini, insomma. Deve essere una lezione per tutti, lui che era pacifico. Io inviterò anche i genitori, i parenti da me, anche per un momento di solidarietà e di preghiera. Ha detto Ciro era un non violento. Ciro era un autentico sportivo, ha subito una violenza, ma non si può né si deve rispondere alla violenza con la violenza, perché la violenza genera solo violenza, allora innescheremo una catena che non finisce mai. Per strada, davanti alle edicole, in tanti leggono le prime pagine dei giornali, la rabbia e la commozione dei napoletani raccolte ai nostri microfoni. Sono i panni di quella mamma. Prego tanto per lei che il figlio gli dà tanta forza da lassù, però quello che ha fatto, quel gesto disumano dall'ergastolo, non mi importa, lo voglio dire. E poi lo Stato italiano deve farla finita a chi si delinquenti, non li deve far fare più entrare negli stati. Tifo troppo eccessivo il tifo, dovrebbero calmare un poco tutti questi tifosi in continuazione, si combattono per una partita, penso non esiste. Morire per una partita non esiste, una volta si moriva per un'ideologia politica, oggi si muore per una partita e mi penso che da sciocchi. Si sapeva che era una partita a rischio, perché sono persone che non hanno niente a che vedere con il calcio purtroppo. Intanto in città sono comparsi stamane striscioni contro De Santis, il probabile autore materiale dell'omicidio di Ciro Esposito. In corso Vittorio Emanuele, sul lenzuolo bianco, una scritta inquietante: De Santis fascista, assassino, Napoli ti odia. Un messaggio che non fa ben sperare per il futuro e per le prossime gare tra Napoli e Roma.